Eccoci qua, mi sto preparando per questa diretta con il ring. So che molti di voi non hanno il ring e quindi sto cercando di farmi anche luce in faccia perché sono un po' al buio. Quindi purtroppo molti di voi non hanno il ring e ho pensato di avere, di darvi delle dritte, no, per come realizzare, fare questa lezione pur non avendo il ring. Adesso mi organizzo, vi faccio vedere un pochino laggiù in fondo con le cose che ho preparato per voi. Quindi, prima di tutto, ecco qua, vi metto qui in fondo, vi faccio vedere meglio. Allora, questo è, come sapete tutti, un ring, no? Fatto così, è una molla. È una molla abbastanza rigida e praticamente va utilizzata schiacciando o allargando. Cosa ho preparato per voi? Ho preparato una cintura di quella dei pantaloni, non con la cinghia proprio, e l'ho preparata, diciamo, più o meno della misura di un ring, un pochino più piccola perché è troppo grande e anche più scomoda. Quindi, se non avete il ring, vi serve una pallina bella gonfia e una cintura di pantaloni. Ci siamo? Adesso, per iniziare, quelli che non hanno il ring vanno a prendersi la pallina in mano. Invece, quelli che hanno il ring, naturalmente prenderanno il ring. Allora, inizieremo in piedi, faremo tutto un percorso di lavoro sia per le gambe, per le braccia, per l'addome, per la schiena, naturalmente non trascureremo nulla. E al momento opportuno io prenderò gli attrezzi e vi farò vedere cosa fare se non avete il ring. Quindi me li tengo sempre vicini, la pallina e la cintura, nel caso, e quelli che invece hanno il ring non si devono preoccupare, seguono me tranquillamente. Naturalmente vi serve una protesi di mano, un asciugamano e anche un cuscino o due, quelli di cui avete necessità. E mi leggo i capelli e vado ad iniziare. Spero ci siate tutti. Quindi metterò in chiaro quando è necessario utilizzare la cintura e quando è necessario utilizzare la pallina. Per quelli solo, per quelli che non hanno il ring, gli altri che hanno il ring tranquillamente utilizzano questo. Quindi vado a togliermi le calze così mi sento più aderente alla terra e mi alzo in piedi. Quindi ci organizziamo in piedi con il nostro ring. Quelli che non hanno il ring prendono la pallina così tra le mani e la stringono con i palmi delle mani ben bene. Tutti gli altri, ring in mano e andiamo a lavorare. Naturalmente la tensione è diversa, ma cerchiamo di accontentarci perché la sensazione di avere un ring, la sensazione di avere una palla in mano non è la stessa cosa, lo so, però cerchiamo di trovare un modo e comunque un bel modo di allenarsi, degli stimoli diversi. Andiamo a spostare leggermente il peso del nostro corpo, dalle punte dei piedi ai talloni, e cerchiamo di percepire una buona base di appoggio sotto la pianta del piede, allargando bene le dita e sentendo bene tutta la nostra forza di appoggio al suolo. Teniamo i palmi delle mani, come vi ho spiegato tante volte, allargando bene le dita e andate ad eseguire dei movimenti di rotazione delle spalle, quindi andando ad inspirare e ad espirare, mobilizzare e ruotare. Ancora qua. Cerchiamo prima di tutto di riscaldare leggermente, in maniera diciamo tranquilla, morbida, senza esasperare, le nostre spalle e facciamo dei movimenti circolari. Dopodiché andiamo a sollevare il ring all'altezza del nostro viso ed espirando scendiamo. Quindi inspiro, salgo ed espiro, scendo. Quelli che hanno la palla sollevano la pallina. Quando scendiamo verso il basso, esercitiamo una leggera pressione con le braccia. Quindi inspirando, espiro, schiaccio, inspiro, espiro, premo, inspiro, espiro, premo, inspiro, espiro, premo. Cerco anche di sollevarmi un pochino più in alto ed espirando ridiscendo. Inspirando salgo, cercando di sollevarmi in punta dei piedi, inspiro su, espiro, premo. Inspiro in alto, espiro, premo. Inspiro in alto, espiro, premo, inspiro in alto. Espiro, premo, mantengo le braccia verso l'alto, inclino leggermente il busto, mi fermo qua e poi torno al centro. Inspiro di lato e torno al centro. Inspiro di lato e torno al centro. Inspiro di lato
torna al centro, inspiro di lato, torna al centro, disegno dei movimenti circolari sopra il capo, piccoli, senza esasperare questo movimento, come se avessi una corona sopra la testa e la facessi girare sopra il mio capo. Mi fermo e giro dalla parte opposta, piano piano, piccoli movimenti, 3, 2 e 1. Ci fermiamo qua al centro del petto, portiamo il nostro ring all'altezza del cuore ed espirando stendiamo le braccia. Inspiriamo ed espiriamo, inspiriamo ed espiriamo. Attenzione, adesso facciamo un piccolo piegamento e ritorniamo. Inspirando ed espirando, quindi allungo leggermente le braccia, fletto le gambe, ancora inspiro, espiro, inspiro, espiro e mi fermo. Appoggio il ring proprio sulle cosce, naturalmente se avete la palla appoggiate la palla ed eseguite dei piccoli movimenti di mobilizzazione del tratto lombare, quindi antiversione e retroversione del bacino. Le mani spingono attivamente, le braccia sono tese e andiamo a continuare questo movimento con la mobilizzazione della zona pelvica, espirando, inspirando, espirando, inspirando, srotolate la colonna, venite verso l'alto e andate a posizionare il vostro ring sul lato destro del corpo. Naturalmente quelli che hanno la pallina appoggeranno la pallina appoggiando il palmo della mano. Quindi portiamoci in questa posizione e andiamo a sentire che con il braccio teso esercitiamo una pressione contro l'anca. Quindi sentiamo tutta l'attivazione della parte interna del braccio, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando. Ricordatevi questo passaggio perché poi lo andiamo a fare per un'altra ragione. Andiamo dalla parte opposta e rifacciamo la stessa cosa. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, prendiamo il nostro ring, adesso lo portiamo dietro. Ruotiamo le spalle, quindi cerchiamo di mandare le scapole indietro e verso il basso. Flettiamo leggermente le ginocchia, stendiamo bene le braccia, facciamo delle piccole spinte dietro che possiamo fare anche con la pallina. Quindi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Flettendo le ginocchia ci portiamo bene verso il basso, la pancia sulle cosce, spostiamo la pallina al ring che avevamo qua e ci mettiamo le mani. E schiacciando contro il ring andiamo a stendere le gambe e a flettere le gambe, espirando ed inspirando, spiro fuori l'aria ed inspiro, fuori l'aria ed inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e da qua piano piano srotolo la colonna, recupero il mio ring e attenzione, qua c'è un'indicazione per quelli che non hanno il ring. Prendete la cinghia che avrete già chiuso, infilate le gambe all'interno e mettete la cinghia sulle ginocchia, quindi portando sopra la linea delle ginocchia, portando la cinghia in esterno, quindi allargandola. Quelli che hanno il ring si infilano lo stesso con le gambe dentro, aprono, sentono bene nella maniglietta delle cosce e da questa posizione attivando scendono in piegamento. Cosa significa? Che andiamo ad eseguire uno squat più completo, sentiamo la spinta delle ginocchia verso l'esterno e l'attivazione dei muscoli esterni laterali delle gambe, quindi tutte le linee laterali esterne, quindi spingo e ritorno, inspiro ed espiro mantenendo qui la posizione, faccio 3 piccole spinte fuori, 1, 2, 3 e torno su e ancora spingo, spingo, spingo e torno su. 1, 2, 3 e torno su, spingo, 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 torno in alto, 1, 2, 3, torno su, 1, 2, 3, torno su, mantengo questa attivazione, quindi invece di fare 3 molleggi, sposto il peso delle del corpo sulla punta dei piedi e vado a spingere le braccia in fuori e faccio 3 molleggi con le braccia, 1, 2, 3 e spingo bene, sollevo anche le braccia verso l'alto, e vado e soffio, 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 inspiro, mi allungo, soffio, 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 naturalmente sento sempre le gambe che spingono fuori, 1, 2, 3, inspiro, mi allungo, 1, 2, 3, inspiro, mi allungo, mantengo la posizione, attivo la spinta delle gambe fuori, statica, isometria, e spingo bene le braccia, faccio 8 piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1 e faccio un bel respiro, torno su. Bene, cercando ancora di attivare tutta la linea laterale esterna delle gambe, abbasso la cinghia e la metto sui polpacci. Naturalmente potete fare la stessa cosa con la cinghia dei pantaloni, che andate a spingere bene verso l'esterno. Si sente, eh? Guardate, questo è anche, questo non è elastico, si sente anche di più. Quindi andiamo fuori dai polpacci, manteniamo la nostra posizione, controlliamo sempre l'allineamento dei piedi e delle dita e andiamo ad eseguire un piegamento. Qui possiamo scendere un po' di più, quindi andiamo a farlo più profondo, scendendo verso bene, verso il basso, andiamo ad inspirare e espirare. Quando vi salite su, spingete bene i piedi in modo da attivare bene tutte le gambe, sia anteriormente che posteriormente, e continuate a fare questi piegamenti. Ognuno di voi scende quanto può, senza forzare, eh? E di nuovo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi mantenete qua la vostra posizione, sentite bene le vostre gambe che spingono fuori, eh? E da qui andate a staccare, come avete fatto prima, leggermente i talloni. E facciamo di nuovo quei tre movimenti con le braccia. 1, 2, 3 e ci portiamo su. Bene, verso l'alto. E nuovamente. 1, 2, 3 e andiamo verso l'alto. Ancora. 1, 2, 3 verso l'alto. E di nuovo. 1, 2, 3 verso l'alto. Lo faccio un'ultima volta. Questa volta, attivando bene i piedi, facciamo 8 piccole ripetizioni. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorniamo su. Ale, e togliamo qua il nostro ring in questo modo. Manteniamo il ring con entrambe le mani. Quelli che non hanno il ring prendono la pallina, ok? Se la mettono qua al cuore e allargano bene la gamba. Gli altri prendono il ring. Mantenendo il ring sempre dalla parte esterna delle maniglie, gambe larghe, i piedi sono ruotati verso l'esterno ed eseguiamo dei piccoli piegamenti, portando le braccia in avanti e scendendo in piegamento, inspirando ed espirando. Quando ritornate su, premete le braccia, quindi premete con le mani il ring e schiacciatelo leggermente, senza esasperare però, attivando i muscoli pettorali. Inspira, espira, inspira, espira, inspira. Espira, inspira, espira, inspira, espira. Adesso però scendi mantenendo i gomiti larghi e vai a spostare il peso del tuo corpo da una gamba all'altra e continua con questa oscillazione. E sono 4, e sono 3, e sono 2, sono 1. Mantieniti sul lato, il tuo lato destro. Mantieniti in questa posizione e apri le braccia. Ruota il piede bene verso l'esterno. E l'altro piede verso l'interno. Tieni il ring con la mano destra. Naturalmente terrai la pallina. Andando ad inspirare ti vai ad allungare ed espirando scendi verso il basso. Inspirando ti allunghi su, espirando scendi. Inspirando sali, espirando scendi. Inspira, espira, crea questa sorta di effetto pendolo e ritorna. Inspira, espira. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Mantenendoti adesso su, tieni l'allungamento e riporta le braccia nella stessa linea orizzontale delle spalle. Ruota la gamba posteriore e mantieni il tuo ring frontalmente. Sei in posizione di affondo. Tenendo la posizione qua, naturalmente se avrai la pallina, prenderai la pallina, scendi nella posizione di affondo. Le braccia vanno in avanti. E ti riporti adesso ad avvicinare il ring al verso il petto. Inspirando ed espirando, allunga e ritorna. Inspira, espira, inspira, espira, inspira. Mantieni la tua posizione di affondo. Mantieni adesso il ring, ok? Con la tua mano opposta alla gamba che sta davanti. Quindi metti l'altra manina e tieni su le braccia verso l'alto. Mantenendo questa posizione, adesso piano piano elevati dando una bella spinta, ok? E naturalmente se hai la pallina questo diventa un problema, buttala via. Se hai il ring lo tieni in mano, se non hai il ring lascia il braccio così, altrimenti se hai il ring in mano questo è più facilitato e fai delle piccole spinte dietro. 8, 7,
6, 5, se c'è un muro tenetevi, 4, 3, 2 e 1. Riappoggiate la gamba dietro, sollevate il braccio e andate a rigirare frontalmente. Ok, vi riportate al centro e di nuovo andiamo a fare dei movimenti di oscillazione alternata da un lato all'altro, sono 4, 3, 2, 1, mi porto sul lato opposto, ruoto verso l'esterno e dritta la gamba anteriore, porto verso l'interno l'altra gamba e da questa posizione apro le braccia e le spalanco, scivolo lateralmente nella fase di espiro e poi mi allungo inspirando, quindi espiro giù, inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù, inspiro su, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, lo facciamo un'ultima volta e manteniamo qua la nostra posizione di allungamento, ok? Piano piano ci riportiamo in linea con le braccia, rigidiamo, siamo in posizione di affondo e diamo il ring al braccio opposto, ok, ci portiamo qui, portiamoci all'altezza del petto e di nuovo andiamo ad eseguire gli affondi, scendo e ritorno, scendo, attenzione bene con le gambe, inspiro, espiro, spingete forte sia con la gamba anteriore che con la gamba posteriore, inspira, espira, inspira, espira, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali e mantieni qua la tua posizione. Qui ritorniamo col dilemma precedente. Se abbiamo la pallina, questo non lo possiamo fare, però possiamo farlo senza. Quindi da qui, adesso piano piano, bilanciatevi e portatevi su verso l'alto. Se avete un muro, appoggiatevi a un muro e fate delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritornate su, rientrate al centro, riportatevi il ring davanti a voi. Ma riprendete questa posizione e adesso dalla posizione qua sopra la linea della testa, sicuramente potete avere la pallina qua su, ok? E andiamo ad aprire scambiando la pallina in questo caso e scambiando il ring nello stesso modo. Quindi inspirando, espirando, quindi apro, richiudo, apro. Chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, mi porto al centro, abbasso le braccia, allargo bene le gambe. Da qui cerco la terra, appoggio. Qui se ho il ring la pallina non cambia, quindi io posso mettere anche la pallina e fare la stessa cosa. Posso avere il ring e fare la stessa identica cosa. E quindi vado a stendere le gambe, espirando, inspirando, estendo. E fletto il bacino, spinge bene, quindi stendo, rientro, soffio, inspiro, soffio, fletto le ginocchia e vado a chiudere piano piano, rientrando qui nella posizione e srotolando la colonna, mi porto su. Bene, ora ci andiamo a sedere e qui entrano in gioco due fattori, tutti quelli che hanno il ring possono tranquillamente sedersi all'inizio del tappetino e bloccare con il ring, lo mettono sopra le ginocchia. Quelli che non hanno il ring prendono la cintura e fanno la stessa identica cosa mettendolo sopra le ginocchia, ok? Bloccherete così la punta del ginocchio. Allora, questo lo vado a togliere, vado a mettere il ring, naturalmente che resta un pochino più stabile, ma si può fare benissimo anche con questo. Ruotate le spalle, inspirate ed espirando, srotolate la colonna, vi andate a appoggiare completamente alla terra. Da questa posizione sentirete sicuramente la tensione che nasce dalla spinta verso l'esterno. Però prima di tutto pensate ad appoggiare bene la schiena, la testa, le spalle. La zona lombare deve avere sempre il suo vuoto, siamo in posizione neutra e la zona sacrale. Bene, i piedi alla terra e cercate di allargare il ring, come se volessimo proprio aprirlo, che naturalmente non è possibile. E continuiamo a sentire queste linee di forza che passano dall'esterno delle gambe, vanno su per i glutei e
diciamo, coinvolgono anche la muscolatura laterale dei fianchi. Ok, continuando ad espirare, inspirare, espirare, inspirare, espirare, mantenendo la posizione qua, portiamo le mani dietro il capo ed espirando fuori l'aria, allora allarghiamo il ring, espirando saliamo, inspirando dietro, fuori l'aria, cerchiamo di sentire proprio bene l'attivazione laterale esterna, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e mantengo qui la posizione. Faccio dei piccoli movimenti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e srotolando la colonna, ridiscendo. Stiamo lavorando sull'attivazione laterale dell'addome e di tutte le linee laterali dei fianchi. Adesso io questo lo vado a mettere un pochino più in là e quindi vado a bloccare i polpacci. In questo caso non ho il ring, blocco i polpacci comunque con la cintura, quindi non è un problema per questo, però mi raccomando di tenere i piedi a martello. Una volta che sono qua e sento bene questa attivazione, per adesso mantengo il busto a terra, le braccia lungo i fianchi e cerco di allargare questo ring, quindi vi accorgerete, tenendo i piedi a martello, vi accorgerete di tutte le dinamiche che si scatenano quando voi cercate di spingere fuori, sentirete l'attivazione dei vostri glutei, la parte esterna delle cosce, la muscolatura laterale. Mantenendo qui ora l'attivazione bene del ring, vado ad espirare e sollevare il busto, quindi espiro. Ogni volta che mi sollevo cerco di allargare di più il ring, espira, inspira, quindi soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Tieni la tua posizione, adesso sposta il ring più in su, guarda, ci metti proprio la parte laterale esterna del piede, cosa che puoi fare anche con la cintura dei pantaloni, ok? Quindi blocchi così, mantieni l'estensione, le gambe sono a 90 gradi, di nuovo riallini bene il tuo corpo e cerchi di portare verso l'alto le tue gambe, estendendole su, spingendo fuori. Quindi continuiamo su queste linee, sentirai anche qui tutta un'attivazione che cammina verso l'esterno e fletti le gambe. Fai solo il movimento di flesso estensione aprendo bene il ring, quindi spingendo verso l'esterno, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espira, inspira, espira, inspira, espira. Cosa facciamo qua? Interagiamo anche qui con gli addominali, quindi con la linea centrale del corpo, sorreggiamo il peso della testa, espirando spingiamo, inspirando torniamo, espiro stendo, inspiro torno, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, allarga bene in fuori, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, prova a stare su e fa delle piccole spinte verso l'esterno, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mantieni la spinta verso l'esterno, rilassa la testa, rilassa le spalle, tieni le gambe in alto e disegna dei cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, se lo fai dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mantieni la tua posizione e recuperi il ring. Ok, per quelli che non hanno il ring, recuperate la pallina, prendete la pallina in mano, quindi vi servirà la pallina. Per quelli che hanno il ring, tranquillamente prendete il vostro ring in mano. Palmi delle mani ben aperti, gambe a terra e facciamo un attimo in scarico questi movimenti laterali di scivolamento delle gambe da un lato e delle braccia dall'altro. Andate ad inspirare e ad espirare, alternando quindi il vostro respiro, sciogliete la posizione. Ok, allora adesso dobbiamo sistemare il ring in mezzo alle ginocchia, in mezzo alle gambe, quindi dobbiamo attivare il contrario. Prima abbiamo attivato l'esterno, adesso attiviamo l'interno di tutta la nostra struttura della parte inferiore. Quindi qui io ho la pallina, ma se voi avete il ring è molto più cattivo rispetto alla pallina, lo sentite molto di più, andate a bloccarlo bene all'interno.
sistematevi in questa posizione, braccia larghe e andate a schiacciare e ad aprire. Quindi espirate quando spingete, inspirate quando aprite. Dovete sentire questa molla che viene pressata dalla forza delle gambe, tutti i muscoli adduttori si attivano, espira, inspira. Naturalmente ricordatevi di sistemare la testa, espira, inspira, quindi fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria. Come abbiamo fatto prima, attivo anche l'addome, quindi vado a espirare, salgo, inspirare, scendo. Quelli che hanno la pallina, schiacciano la pallina, eh? Espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Facciamo un ultimo così, siamo su, solleviamo le gambe perché ce le abbiamo già pronte e blocchiamo quindi il ring con l'interno dei polpacci. Ve lo faccio rivedere per chiarire meglio, prendete la pallina, mettetela qua, oppure andiamo con il ring e lo blocchiamo qui. Altra, attivando bene i piedi a martello e senza usare il busto, solo con le gambe, andate a premere il vostro ring. Naturalmente vi ho detto, questa è tutto catena muscolare centrale e laterale interna delle gambe, espirando, inspirando, espirando, inspirando, mantenete, sorreggete il vostro ring e espirate. Sono sicura che qualcuno lì magari sta barando, sta facendo finta di fare gli addominali e magari salta tipo Margherita, spero di no, ok? Quindi cercate di non saltare, espirando, fate tutto, espira, inspira, espira, inspira, espira. Lo so che adesso sta cominciando a diventare faticoso, Andate a rivolgere la testa e cercate di schiacciare adesso con l'interno del piede. Non è facile tenerlo così. Qui naturalmente metterete la pallina. Quindi schiacciamo qui, lo tenete bene con la parte interna dei piedi e stendete le gambe verso il soffitto, espirando. Quindi naturalmente vedete che si mette verticale. Quindi inspirando giù, espirando, inspirando. Per adesso il busto non partecipa, solo le gambe. Espira. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Attenzione, parti con le gambe flesse, sorreggi il peso del capo, espirando sali, su e premi, inspirando torno, espirando schiaccio, inspirando torno, espirando premo, inspirando torno, espiro premo, inspiro torno, espiro premo. Inspiro, torno, espiro, schiaccio. Non c'è bisogno di portare le gambe così in alto, potete anche tenerle più in basso. Espiro, inspiro, espiro, inspiro. Se ce la fate, state su, fate delle piccole pressioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e prendete il vostro ring o la vostra palla che sia. Sentite le vostre gambe, ok, le poggiate a terra, le sistemate larghe, con i piedi a contatto nella posizione a farfalla. Quindi dondolate con il bacino leggermente a destra, leggermente a sinistra e da qui mantenete il vostro ring. Portatelo più o meno all'altezza del petto, allargate i gomiti. Quelli che non hanno il ring, ve l'ho detto prima, prenderanno la pallina, ok? Quindi ci sarà questo movimento delle braccia verso l'alto. Palmi delle mani, spingo le braccia al soffitto, le fletto, spingo le braccia al soffitto, allargo i gomiti. Mantengo qui la posizione, faccio tre piccole pressioni e poi le braccia in alto. Uno, due, tre, le braccia in alto. Naturalmente le gambe sono a farfalla, non ce ne siamo dimenticate. Uno, due, tre, le braccia su, schiaccio, 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 le braccia in alto, schiaccio, schiaccio, schiaccio. Le braccia in alto. Adesso inspirando le braccia vanno dietro ed espirando provate a venire su e portare il ring verso il centro delle gambe. Inspirate, andate dietro. Il bello della diretta e di questo telefono che sta squillando, che molto probabilmente sarà qualche cosa pubblicitaria. Espirando, inspirando, perdonate, ok? Espirate, inspirate, mantenete la posizione, fate dei piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e tornate indietro, inspirate, riprovateci nuovamente, se non ce la fate tirate a tirare sulla testa, lasciatela giù, andate in alto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
inspiro dietro, lo faccio ancora una volta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, l'ultima volta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e qui stavamo lavorando su tutte le linee interne del braccio e del petto. Quindi adesso riportate le gambe in appoggio, andate morbidamente a muovere braccia, a muovere gambe un po' a destra, un po' a sinistra, a sciogliere un pochino la posizione, e poi con piano piano vi fermate, vi girate e vi mettete di fianco. Da qui, allora, andiamo ad eseguire questo esercizio in quadrupedia. In questo caso dobbiamo far entrare le braccia dentro il ring, ok? Andiamo a fare proprio la parte alta delle braccia. È chiaro che se non il ring lo farò con la cinghia, sì? Ok, quindi prendo la mia posizione, blocco le manigliette sulla parte esterna delle braccia e di sicuro le mie braccia non si potranno aprire. Mantenendo questa attivazione e questa spinta, vado ad eseguire il mio classico gatto, no? Ispirando ed inspirando, quindi vado a creare questa attivazione. E vi accorgete che le vostre braccia, per restare in questa posizione, stanno spingendo fuori, se no sarebbe impossibile mantenere l'attivazione delle vostre braccia. Provate a mandarlo un pochino più giù, ok? Lo mettete negli avambracci. Dovreste riuscirci, e mantenendo anche in questo caso questa attivazione, sentite come per poter stare qua le vostre braccia spingono in fuori, quindi si attivano bene verso l'esterno, solo per farvi capire quali dinamiche ci sono. Adesso lasciatelo qua e andatevi a mettere completamente in quadrupedia e lasciate tranquillamente andare un attimino a ondeggiare il vostro bacino. Attenzione, perché voi adesso prendete il gatto, no? Espirate. Attivate, 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 dopo che avete tutta la schiena tonda, 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 scendete verso i talloni e poi riportatevi in avanti. Ancora, espirando, partendo dal bacino, dal coccige, zona lombare, sacro, guardo l'ombelico, torno indietro, scarico, inspirando, mi riporto verso l'alto e ancora una volta espirando, attivo, zona del sacro, zona lombare, zona dorsale, arrotondo e scendo giù. Una volta qua, che ho smosso un pochino la schiena, lavoriamo un pochino sulle torsioni. Allora, chi non è il ring prende la pallina, ok? Mi metto il ginocchio davanti a voi e magari se è necessario, per esempio per quelli che hanno le ginocchia delicate, mettetevi un cuscino, un asciugamano, tutto quello che vi serve per stare ben in appoggio. Poi prendete il ring, lo tenete con entrambe le mani, e mantenendovi qua andate facendo tre piccole pressioni con le mani verso la vostra destra. Espiro, 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 inspiro al centro. Soffio, 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 inspiro al centro. Schiaccio, 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 inspiro al centro. Soffio, 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 inspiro al centro. Soffio, 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 inspiro. Soffio, 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 inspiro. Soffio. Soffio, soffio, inspiro, soffio, 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 inspiro. Sollevo le braccia, mi allungo bene e poi mi vado a spostare, mi siedo. Siccome abbiamo fatto tanto lavoro per la parte interna, per le parti esterne, adesso vorrei creare dei lavori in torsione del vostro corpo. Quindi andiamo a sistemarci nella posizione della sirenetta in svastica. Io la gamba destra davanti e la sinistra dietro. Vado a posizionare il ring lateralmente sul braccio, in questo caso destro, ma posso anche fare la pallina, ok? Quindi andrò a schiacciare con la pallina. Possibilmente, bene, il palmo della mano, perché speriamo che la palla sia abbastanza gonfia. Poi ci posizioniamo qua con il ring, manteniamo la nostra posizione e andando a crescere con il braccio opposto, inspiriamo. E poi creiamo, schiacciando leggermente, flettendo il gomito, un'inclinazione laterale. E ritorniamo nella posizione precedente. Andiamo ad espirare e ad inspirare giù. Ad espirare premiamo,
inspirare giù, ad espirare premiamo, inspirare giù, espiro premo, inspiro giù. Ora, attenzione, questa stessa posizione, vado un pochino più sopra e mantengo la stessa linea, eh? Quindi io ho comunque questa linea del corpo che deve lavorare e mantengo la mia posizione. Se ho la pallina, il mio movimento sarà un pochino più basso, ok? Quindi ho la mano qua su, la stessa dinamica, uguale, non cambia niente, semplicemente l'appoggio, solo che con la pallina è più difficile perché si muove di più. Allora, mantengo la mia posizione, resto con il corpo in inclinazione, allungo bene l'anca, non pinzo qua, quindi mi spingo, sollevo il braccio opposto, creo una linea da una mano in appoggio all'altra mano in appoggio e qui creo una torsione, espiro arrotondo, inspiro mi apro e apro bene guardando indietro, espiro chiudo, inspiro mi apro, espiro chiudo, inspiro mi apro, espiro chiudo, inspiro mi apro, ne faccio ancora due, espiro chiudo, inspiro mi apro, espiro chiudo, inspiro mi apro, mi riporto al centro e naturalmente adesso inverto, quindi vado a cambiare la posizione delle gambe, guardate bene di allinearvi bene le ginocchia sulla stessa linea del tappetino, prendo il ring, lo posiziono con il palmo della mano opposta, ok? Quindi appoggio bene il palmo della mano, scarico la spalla, è importante. E vado ad inspirare per iniziare il movimento, espirando premo un pochino e vado di lato, inspiro torno, espiro premo, inspiro torno, espiro premo, inspiro torno, espiro premo, inspiro torno, mi sollevo, quindi vado, la stessa gamba che era piegata, resta piegata, l'altra si allunga. Allineo bene, che sia la palla, che sia il ring, il tutto al ginocchio di terra. Appoggio il palmo della mano, creo una linea da un braccio a un altro. Mantenendo la posizione, inspiro ed espirando chiudo in torsione. Inspirando apro e vado anche un pochino più dietro. Espirando vuoto. Inspirando apro. Espirando vuoto. Inspirando apro. Espiro vuoto. Inspiro apro. Espiro vuoto, inspiro apro, espiro vuoto, lo faccio un'ultima volta, seguite con gli occhi la mano e poi ritorniamo in posizione. Benissimo, quindi abbiamo lavorato sulle linee esterne, sulle linee interne, sulle linee centrali, sui movimenti di torsione, adesso ci manca il lavoro sulla schiena, quindi sulla colonna. E cosa facciamo? Andiamo ad appoggiarci a terra e ci mettiamo in posizione prona, quindi andiamo completamente giù. Allora, per quanto riguarda il ring, adesso naturalmente quelli che non hanno il ring devono prendere la pallina. Prendetela lateralmente. Cosa succede? Che noi ci andiamo ad appoggiare, invece se abbiamo il ring, lo prendiamo alle parti esterne delle maniglette. Il viso sarà all'interno, se ho la pallina naturalmente non posso mettere il viso, ok? Avrò le braccia un pochino più in là e da questa posizione, naturalmente oltre la testa, dovrò andare a stendere le braccia e flettere le braccia, è molto semplice questo movimento. Invece che il ring lo prende verso l'esterno e va ad attivare l'appoggio bene della zona pubica alla terra, le cosce sono larghe, ben allungate le gambe, sentiamo lo sterno al pavimento, cerchiamo di staccarlo e andiamo ad estendere le braccia e ad avvicinarle, inspirando ed espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando e tenendo le braccia là, facciamo delle piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi poggiamo a terra. Mettiamo le mani sotto la linea delle spalle, ruotiamo bene, poggiamo le punte dei piedi, chiudiamo le gambe e andiamo nella posizione del bambino. Espirando ci allunghiamo, scarichiamo completamente la terra, possiamo fare anche dei dondoli. Inspirate e poi andate a scaricare e a srotolare. Dobbiamo riandare in posizione prona,
E questa volta, ok, andiamo, se avete la pallina, faccio vedere già quello che facciamo con la pallina, andate a prendere la pallina, la mettete dietro la schiena, sollevando le gambe a 90 gradi, avete la pallina in mano. Se no, sempre prendendo il ring, alla parte, alle mani dietro in questo caso, andate a tenerlo verso l'esterno, diciamo più o meno sui glutei o più o meno sulla zona lombare. Le gambe sono unite tra di loro, i piedi sono uniti tra di loro, le dita dei piedi puntano al soffitto. Dovete inspirare per allungare sia le braccia che le gambe contemporaneamente, stendete tutto il corpo, se avete la pallina fate la stessa cosa, e ispirando tornate giù e cambiate guancia. Inspirate, vi allungate, braccia e gambe contemporaneamente, e espirate, ritornate. Inspiro, mi allungo, espiro, ritorno, inspiro, mi allungo, espiro, ritorno, inspiro, mi allungo. Apro bene un pochino le gambe, non tantissimo, le allargo, mantengo il ring, se ho la palla tengo la palla, faccio delle piccole spinte verso l'alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilassando torno giù. Benissimo, riporto il ring avanti, metto le mani sotto la linea delle spalle, ruoto le spalle, chiudo le scapole, punto i piedi, ginocchia, mi porto su e vado indietro, sempre stirando la schiena, allungando le braccia fino a dove posso senza infastidire le spalle. Poi vado a srotolare la colonna, mi porto su e finiamo lavorando anche qua di lato. Allora, e come ci mettiamo? Non ho il ring, mi metto di lato, allungo bene la gamba superiore, metto la pallina sopra qua, la gamba, ok? E devo premerci sopra. Quindi parto che ho già la gamba sollevata. Vediamo un attimo. Allora, e se ho il ring che faccio? Allora, prendo sempre il ring, appoggio la parte della maniglietta sopra la gamba e cerco di arrivare in modo tale da avere la forza di aprire bene il palmo della mano e di attivare bene la spinta del braccio, spalla lontano dall'orecchio. Mantenendo questa posizione, tengo la gamba sospesa, non devo salire o scendere con la gamba, devo tenerla sospesa ed eseguo delle pressioni costanti, espirando, inspirando, quindi schiaccio, rilascio, soffio, inspiro. Naturalmente sento il petto, il braccio e tutta la parte interna, schiaccio, lascio, ma la gamba deve resistere su. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Fai delle piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantieni la gamba sospesa. Porta il ring, se hai la pallina mettila davanti al petto, stendi la gamba di sotto, mantenendo tutte e due le gambe attive, oppure metti la pallina o il ring leggermente più avanti, mantenendo tutte e due le gambe attive, attiva solo i piedi per ora, quindi fa delle spinte con i piedi, stendi, rilascia, stendi, rilascia, stendi, rilascia, stendi, rilascia, mantieni le punte attive, fai delle piccole sforbiciate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, e pieghi le gambe. E naturalmente lo devi fare dalla parte opposta, perché no? Vale, ripetiamo tutto, ve lo rispiego di nuovo, se non avete questo mettete la gamba, mettete la pallina, altrimenti utilizzeremo il ring. Quindi ci risistemiamo bene, spazio sotto l'anca, come al solito, gamba bella distesa, la solleviamo verso l'alto, mettiamo il ring, appoggiamo sulla coscia, dovremo riuscire ad attivare bene il palmo della mano, quindi ve lo avvicinate, quello che serve per farlo bene, la punta del piede tesa e facciamo delle pressioni costanti. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, schiaccio, lascio, schiaccio. Lascio, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio. Piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Sposto il ring, lo metto davanti, o con il braccio teso oppure con il braccio un po' flesso con il gomito verso l'alto, scegliete voi. Mantenendo questa posizione, libero la gamba di sotto, restando bene tutti e due con le punte che spingono. Attivo i piedi, spingo, rilascio, spingo, rilascio, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Mantengo le punte tese e faccio delle piccole sforbiciate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, relax. Ripiego le gambe e mi appoggio. Con calma, mi rigiro. Parte finale della lezione, ok? Vado qua a cercare la cinghia per quelli che non hanno il ring e lo prendo come se fosse un ring, ok? Andrò a mettere il piede destro e farò dei movimenti di flesso estensione della gamba con la cinghia in mano. Per quelli che hanno il ring, prendiamo il ring. Non lo prendiamo alle maniglietta, lo portiamo alla parte plastica. Quindi poggiamo le mani alla parte plastica, sistemiamo la testa però, mi raccomando. Appoggiamo il piede alla terra e andiamo a espirare, quando la gamba si spinge in alto, inspirare, scaricare, espirare, inspirare, espirare, inspirare, manteniamo la gamba su. Una volta che è su, gli facciamo compiere dei movimenti circolari, quindi accompagniamo questa gamba in rotazione e poi glielo facciamo fare anche dalla parte opposta, quindi la giri nella direzione contraria, così, e ci fermiamo. Strisciamo tutta quanta la gamba sinistra. Mantenendo questa posizione, manteniamo comunque la mano destra sul ring, apriamo il braccio sinistro e andiamo. Facciamo delle piccole oscillazioni, prepariamo la gamba, facciamo un'inspirazione, poi espirando apriamo tutta quanta la coscia destra. Non dovete arrivare a terra, semplicemente aprite la zona inguinale, aprite bene la parte esterna della gamba. Mantenendo la posizione, andate ad inspirare e poi espirando vi portate dalla parte opposta, cambiate mano, mettete la mano sinistra, ruotate sul fianco e andate a sentire tutta la torsione dalla parte laterale. Dovete sentire che il gluteo destro si stacca tutto, la testa la spostate dove più vi siete comodi. Fate un bel respiro ed espirando tornate al centro. Una volta che la gamba è su, prendete il ring dalle parti laterali o la cinghia lo stesso, abbassate il mento espirando, vi sollevate in alto e venite su, diciamo creando questo aumento di tensione. Attenti al ginocchio, non forzate, portatevi in alto e poi lentamente riaccompagnate il ginocchio verso l'addome, srotolate la colonna e vi portate giù. Prendete questa stessa gamba che avevate con la cinghia, la destra, scavalcate la gamba sinistra e ruotate con il bacino a sinistra, staccate il gluteo destro, tenete le braccia spalancate, mantenete questa posizione. Poi con calma tornate al centro e portate la pianta del piede destro a contatto con l'interno del ginocchio sinistro, mantenete le anche bene in apertura e rilasciate tutto. Fate in modo proprio che le anche si spalanchino, anche le braccia, le spalle, mantenete sempre la testa e il collo in allineamento. Fate un bel respiro e poi espirando riallungate. Ok, le gambe, sentite proprio come una gamba la percepite diversa, no, dall'altra, più scarica, più rilasciata, più aperta. Appoggiamo un piede, quell'altro piede e di nuovo andare a prendere o la cinghia o il ring. Manteniamo adesso il piede sinistro, scarichiamo le spalle e il collo, espiriamo 1, inspiriamo giù, espiro 2, inspiro giù, espiro 3, inspiro giù, espiro 4 e resto qua. Striscio, no, prima devo fare i cerchi, mi sono già dimenticato un pezzo, faccio dei cerchi, quindi guidando la gamba,
e poi faccio cerchi dalla parte opposta, piano piano qua, 3, 2 e mi fermo, striscio tutta la gamba destra, ok, allungo bene bene, faccio delle piccole oscillazioni, dei piccoli dondoli, mantengo il ring con la mano sinistra, apro il braccio destro, inspiro bene ed espirando apro quanto posso, ok, cerco di aprire bene, ma non devo spalancare, ne devo arrivare alla terra. L'importante è che ci sia questa indicazione di tensione. Mantengo aperto, mantengo il corpo attaccato a terra, non rovesciatevi dall'altra parte. Inspiro ed espirando vado dalla parte al centro e poi vado dalla parte opposta. Cambio mano, ok, apro il braccio sinistro in fuori, stacco il gluteo sinistro, mantengo il resto del corpo ben appoggiato alla terra. E continuo con questa tensione dalla parte opposta, respiro, attenzione, inspirando ed espirando torno, ok, mantengo sulla gamba tesa, abbasso il mento, sollevo il busto, espirando chiudo, scarico i gomiti verso il basso, mantengo l'allungamento, piegate un po' il ginocchio se sentite troppa tensione dietro, non c'è bisogno di esasperare la cosa, poi srotolate la colonna, venite giù, togliete pure il ring, quello che avete, e scavalcate la gamba opposta e da qui andate ad aumentare la vostra torsione e respirate nella posizione. Inspiro ti prepari ed espirando ti riapri e porti la parte interna del piede a contatto col ginocchio di terra. Metti le mani sulle creste iliache, apri le anche e lascia andare tutto il tuo corpo giù alla terra. Fai dei bei respiri profondi, inspiri e poi espirando striscia la gamba, le apri tutte e due, le allunghi tutte e due. E ti accorgerai come ci sarà sempre una piccola differenza, ma abbiamo ritrovato un certo equilibrio tra una gamba e l'altra. Piano piano piega entrambe le gambe, le porti all'addome, qui o usi la cinghia o usi il ring, distendi le gambe verso il soffitto, sostienile e disegna dei cerchi. Quindi accompagnandole esegui delle rotazioni. Sentirai questo massaggio su tutta la parte bassa sacrale. Gira anche dalla parte opposta. 4, 3, 2 e 1. Ok. Piano piano piega le ginocchia, portale al petto. Togli pure quello che hai. Appoggia i piedi alla terra. Dondola un pochino a destra e un pochino a sinistra, tenendo le braccia bene aperte. E alla prossima oscillazione, però che trovi comoda per te, ti giri verso di me e ti giri di fianco, lasciati rotolare senza forzare, ok? Ti metti a sedere, incroci le gambe se vuoi e rilassi bene l'appoggio dei glutei alla terra, dei tuoi ischi. Scarica le braccia, inspira ed inclina il capo lateralmente, non forzare la trazione della testa, semplicemente gli dai un'indicazione. Torni al centro, anche la testa al centro, inspiri e vai dalla parte opposta, mantieni la tua posizione. Rientra ancora al centro, vai ad inspirare, le braccia sono dietro il capo, abbasso il mento e allungo e vi ringrazio tanto, grazie, questa lezione di oggi è finita, vi avvicino fino per salutarvi, spero abbiate potuto capire tutto, che sia stato fruibile il tutto, niente, ci vediamo giovedì, molto probabilmente ci sarà la sedia, quindi useremo la sedia.
Domani io faccio lezione alle 17 con la palla grande, quindi potrete anche nel caso utilizzare la lezione di domani, magari registrata, troverete su YouTube la diretta registrata, anche se volete fare la palla, questa a vostra scelta, naturalmente. E, niente, sono qua per voi, se avete dei consigli, delle richieste speciali, delle cose che vi piacerebbe sapere meglio, conoscere meglio, mandatemi un messaggino, ditemi cosa vi interessa di più. E la mia intenzione è magari di fare dei piccoli video che potrete trovare e dedicarveli alla necessità. Ancora grazie, buona serata e ci sentiamo giovedì. Ciao ciao, a presto!